Ragazzi, vi ricordo che ci vediamo oggi pomeriggio in live alle ore 18. Mi raccomando, non mancate. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Oggi andremo a giocare il secondo Zenkai che hanno rilasciato con l'aggiornamento di ieri, ovvero la 21 Red. A parer mio più forte della 21 Green, che mi ha deluso un pochino. Con lo Zenkai non gli hanno aggiunto chissà che, un po' di danni, card speed e qualche debuff al nemico, ma fidatevi che farà danni davvero altissimi e la motivazione è solo una, ovvero il damage cut che si stacca grazie alle blast. Ignorando le difese avversarie, riuscirà a portare un ottimo damage output. Gli equipaggiamenti purtroppo non sono perfetti perché dovrei farmarmi un paio di awakening, poi vi scrivo sotto nei commenti il setup migliore. Detto questo, andiamo subito in PvP. Ok, primo game siamo contro un Song Family, più che altro è un team incentrato sul buffare quelle scimmie schifose, ovvero doppio supporto e Zinc e Bench alle spalle. Scimmie schifose perché io, come sempre, non so giocare contro i Monkey Boys. No, mi si è buggato l'attacco, va bene. Niente, dobbiamo subirci allora questa combo. Perché, non lo so, i Monkey Boys mi hanno un fastidio particolare. Ve l'ho detto, Monkey Boys e GT. Mettiamo 17 per tankare un pochino, che sennò vengo squagliato malamente. Ok, vabbè, sta subendo bene anche a colore a sfavore. Mettiamo la 21 Red, che ragazzuoli, ha un kit abbastanza semplice, perché in realtà sono solo danni di blast e special move. Non è che ha molto altro, meccaniche particolari. Anzi, sì, ha l'antirevive che in questo meta non serve. Magari in futuro prenderà ancora più importanza quella di Unique, ma per adesso non serve, perché poi lei è uscita appunto in un meta pieno di revive. Ora, in pratica, gira solamente l'endurance. Però fidatevi, perché l'ho già provata. Con le blast tira certe mine allucinanti. Ora vediamo se riesco a farvelo anche vedere. Allora, per esempio, cominciamo a fare un po' di danni su Pan. Oh, più lui switcha, più in realtà mi buffa il card draw. Che si è per 5 secondi, ma me lo buffo uguale. La verde, ecco, la verde vi cambia le strike in blast, che è sicuramente più intelligente di 21 Green, che appena entra in campo ti rovina la mano. E come vedete, Monkey Boys e Zenkai benciati, stellati, 2-3 blast più special e li abbiamo mangiati vivi. E qui c'è il forfè. Perfetto. GG. Ok, siamo contro un bel fusion stellato con Pan come leader. Se avete visto un incremento netto di RP è perché c'è stato un piccolo time skip dal primo e gli altri game, perché non ho avuto molto tempo, però tranquilli, anzi, ancora meglio perché adesso becchiamo gente più forte con team più stellati, visto che siamo in top, boh, 500-400, comunque siamo abbastanza alti. Allora, questo fusion non mi preoccupa, solo per Gogeta, non per altro, perché Gogeta, come sempre, ha quel gauge schifoso, la nostra 21 Red è prevalentemente ranged, anzi, solo ranged, perché si trasforma persino le strike in blast con la verde. Però, vediamo cosa riusciamo a fare. Se di strike, per esempio, la nostra 21 non fa danni, nulla. Fa tanti danni di blast e di special, ma di strike zero. Cominciamo a togliere subito questo gauge, ci prendiamo la special su 17, dai, va bene. Ah, ok. Dimmi che muori. No, peccato. Ci spero sempre in una kill così. Una bella special per purgare quel Gogeta. Ok, Pan, come sempre sai che ti odio. Qui, Racing Rush, non so se è Racing Rush farmato. Potrei effettivamente tenere 17. Ah, ok, volevo rompergli la sfera. Mi tengo sta special, che tanto è nerfata. Poi la special move di Vegito Ultra non fa tanti danni. No, questo però no. Questa non ci voleva, ragazzuoli. Ok, per fortuna. Dimmi che sono delle blast. Dimmi che sono delle blast. Non ci credo, si è curato praticamente da morto per via di quel gauge. Mamma mia, che odio. Oh, però attenzione che qui andiamo in combo su Pan e come vedete i danni sono interessanti. Vediamo se riusciamo ad ammazzarla. Allora, no, perché poi, esatto, può mettere Vegito Ultra. Non voglio prendere la combo dopo aver sprecato l'ultimate. Ok, molto bene.
Vabbè, poi a colore a favore lei, davvero è tremenda, tremenda. Io qui ti do la special, così se interagogiata l'ammazzo. Ok, ha sprecato la prima vita di Vegito. Ah, è vero ragazzi, mi sono scordato. Lei porta le blast che paralizzano, e infatti alcune volte potremmo paralizzare il nostro avversario. Penso che stia imprecando in tutti i modi. Qua ti ho preso il timing. E se tutto va bene, abbiamo praticamente vinto il game. Perché Vegito sta in coma in pratica. No, non ce lo parare. C'era pure Panda all'HP. Sto Gogeta morto voleva dire win. Ok, calmo. No, peccato, peccato. Vabbè, non subisco così tanti danni. Un pochino, ma nemmeno troppi. Ok. Sto Vegito ancora un po' mi preoccupa perché ha quel gauge. Peccato, penso di avere ancora l'anticover. Passa dei troppi counts. Questo non muore, non morirà mai. No, si è recuperato il gauge, stavo aspettando un timing diverso. Mamma mia, Gogeta, mossi. Mossi! È full setup e fa dei danni clamorosi. Ok, Rising Rush. Dai, facciamo morire 17. Peccato perché se non mi avesse parato il Rising Rush su Gogeta, il game sarebbe finito 60 secondi fa. Adesso è un pochino più complicato, però va bene, dai. Tanto l'Aventura Red sta facendo dannoni pure contro questo team. Vedi, 21 grid, prendi appunti, prendi appunti. Sii utile come lei. Allora, sì, ok, non è proprio il massimo avere 4 blast contro Gogeta. Forse non dovevo tirare la verde, però mi basta il quick per mandarla a casa. Ok. Peccato però voglio un attimo tenerlo in campo. Perché Rising Rush non ce l'ha. L'ultimate non ce l'ha. Che gli rimane per farmi danni? Nulla. Le carte normali. Al massimo una verde per il neutro. Lì allora sì, potrei switchare. Però senza verde io rimango in campo. Ok, GG. Tanto penso basti una blast per ammazzarlo. Vediamo. Assolutamente sì, GG. Allora, siamo contro un 28 volte Godly. Sta bello inturbantato il nostro avversario. E anche lui sta provando la 21 Red. Perché ha un Regeneration, full 14 ranged, con le baby 21 e piccolo. Il team in realtà è abbastanza tranquillo. Sono un po' curioso di vedere piccolo se a queste stelle riesce effettivamente a fare ancora qualcosina. Che purtroppo è uscito davvero velocemente dal meta in confronto a Beast e Pan. Allora, ok, tutte blast in mano. Tutte blast in mano, però non ho 21, sì, 21, 17 dietro. Con della cover sulle blast. Bella la special droppata. Peccato che abbiamo subito. Abbiamo preso un sacco di danni. Ah, è così, la special move di 21 aumenta le sfere del drago per tipo 3 volte. Un'altra meccanica carina. Vabbè, non è che ha chissà queste gran meccaniche. Vedete, è molto semplice. Full danni, blast special. Mamma mia, peccato. Peccato, gli abbiamo fatto 3 quarti HP con il Blast e più Special Move. Il Piccolozzo ha quasi rischiato la morte. No. Sì, è vero, la mano gli dava il Vanishing. Però questa è la Special, non è l'Ultimate. Ok. Onesto. Siamo anche caricati il Gauge. Anzi, meglio così, forse. Intenso gioco di sguardi. Eccoci. Altamente nerfata, non lo so, per me non mi fa chissà quanti danni. Esatto. E questo è il motivo per il quale Piccolo è sparito. A parte che non c'è più il Tier Fiudred. È ancora buggato, ancora lo slash damage. È davvero un personaggio sfortunatissimo, Porello. Allora, mettiamo un attimo. Però c'ho le strike in mano. C'ho le strike in mano, che noia. Vabbè, Rising Rush. Rising Rush. Volevo fare un pochino più di danni. Ah, piccolo. Vabbè, sì, giustamente, senza ultimate.
Ok, rimangono 21 baby. Baby in realtà non è che mi dà molti problemi per quanto riguarda i danni, è più un fattore eco tank, che magari regge parecchi colpi. No, sto Tegel così. Vabbè, sono copertissimo. Come vedete non mi fa danni, non mi fa danni assolutamente. Ok. Povero baby, tutti aspettare il suo Zenkai per dire eh sì, fa rinascere il GT, era il supporto migliore, e poi in realtà è uscito. È durato sì, quelle 2 settimane che magari qualcuno giocava, poi basta. Poi anche lui è scomparso per sempre, adios amico. Mi sa che è morto di ultimate, oppure la tanca. No, è morto. RIP baby, rimane solo 21, il game è praticamente finito. No, peccato. Racing Crash sulla 21. RIP. Vabbè, finiamo velocemente il game, tanto il suo l'ha fatto. Peccato, pensavo di pararlo. Tanto adesso diventa 17 MVP, al massimo schiva una combo e poi il game è andato, non c'ha nemmeno i danni per me. Infatti il forfait proprio. L'ha capito anche lui. GG. Siamo contro Movie, classicone, Pan, Gogeta, Gambist. Penso di poter fare bei danni. È vero che c'è Gambist purtroppo che è blu e con uno sputo può ammazzarci la nostra cara 21. Però vi ripeto, sta lineup ha poca Blast Defense. Quindi prenderlo con la 21 Red, secondo me, potrebbe essere cosa buona e giusta. Anzi, potremmo vedere danni davvero, davvero grossi. Magari su un Gogeta. Senza gauge carico, magari. Siamo subito 17, va? Ah, peccato. Peccato perché qui ora resetta il fight, quindi più danni, quindi più tutto. Eh sì, sta special la prende 21. Ok. Perfetto. Ah, il seal delle strike. L'ho detto ora. Niente, in questo showcase mi sto ricordando le cose a tratti, in pratica. Quando entra in campo esila le strike, almeno esila le strike al nemico, un po' come Goku Ultra, per 3 secondi, 2 secondi e comunque è fastidioso. Ok. Questa partita è un po' complicata. Adesso un po' di meno. Ti prego, non pararmi anche questo. Ti prego. Oh, finalmente. Diciamo che abbiamo svoltato il game. Gogeta è sempre il primo ad ammazzare, quindi Rasen Crash è comunque la vostra priorità principale quando avete team full ranged, ricordatevelo. Ma in realtà, in generale, ammazzare Gogeta è sempre una cosa che vi porta a vantaggio. È sicuramente il personaggio più pericoloso della lineup avversaria. Ok, abbiamo tankato abbastanza bene. Penso che anche Pan ci ha lasciato. RIP Pan, non è vero, godo. Rimane solo Beast, però vorrei fare qualcosina con l'avventura, in questo game non si è proprio vista. Ok, testiamo un attimo i danni della 21. Colora a sfavore, perché siamo contro un Beast. Però guardate ragazzi, ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Sto Beast è pure red stellato, mi sa. E ha fatto più di metà HP, praticamente tre quarti, con 4 blast, colora a sfavore, su Beast. Peccato perché la specie non sia entrata, sennò probabilmente sarebbe morto. Cioè, cose boh, pazzesche. Vabbè, morto no perché c'ho l'endurance, però la prima vita. Mamma mia. Ok. Allora, ho sempre paura, perché un Gambist è sempre un Gambist, però adesso il game è finito. Guardate qua. No, non c'ho. Mi sa che non c'ho danni con le strike. Sì, ve l'ho detto. Di Blast sì, ma di strike assolutamente no. Ok, non manca tanto però. La finiamo? Sì. GG, ragazzuoli.
Ok ragazzi, la 21 Red è un ottimo Zenkai per essere free to play. Insieme ai 217 si trova in una lineup ranged, supportata e con Zenkai Bench. Riesce davvero a performare molto bene. Il kit è un pochino troppo semplice, quindi a parer mio rimane ugualmente inferiore ai gemelli, però se volete giocarlo for fun potete tranquillamente farlo. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo stasera in live alle ore 18.